Bene, siamo qua con i Winterblot per ironfolks.net e cominciamo col parlare un po' di voi. Voi arrivate dalla Puglia, che è stato un discreto viaggetto fino qua. Un viaggio di piacere, però. 12 ore, con le soste varie. Vabbè. Però è passata la pena. Non ci aspettavamo di questa ospitalità da parte del festival e delle altre band, insomma, da tutto professionale, oltre le aspettative, sia come successo, sia come risposta del mondo. Le facciamo volentieri 12 ore per questa esperienza. Volentieri. Beh, voi quando è che siete nati esattamente? Nel 2008. Nel 2008, sì. Una storia della band, la posso dire. Sì, abbiamo raggiunto la finale nel 2009 e è subentrato lui, Fanes, e siamo nel 2010 abbiamo registrato il primo EP, il demo, e subito dopo nel 2011, a marzo, abbiamo firmato il nostro primo contratto con l'etichetta inglese Rising Records, e tratto che scadrà l'anno prossimo, per cui abbiamo rilasciato Nether Collapse, il nostro primo full length, e speriamo di, in gennaio fino ad oggi, speriamo di promuoverlo al meglio. Ok, vabbè, voi vi proponete come Pagan Death Metal, avete un sound molto potente, forte influenze black, ma proponete una strumentazione sostanzialmente classica, cioè niente cornamuse, violini, cioè c'è solo il growl cavernoso tuo sostanzialmente. In pratica il Pagan affiora soltanto a livelli di testi, o sbaglio? Sì, ma diciamo più che altro come approccio, un approccio alla musica molto istintivo, molto rude, e il fatto che non abbiamo inglobato degli strumenti etnici in maniera prepotente, proprio una scelta, perché noi siamo innanzitutto dei metallari, siamo legati principalmente alla scuola black metal, death metal anni 90, anche abbastanza datato come influenze. Quindi la nostra proposta è normalmente death metal, ovviamente ci sentiamo pesci fuor d'acqua quasi in questa situazione, ma è il fattore estremo e quanto più originale e naturale abbiamo, e lo conserveremo. Tutto il resto sarà un arricchimento, saranno dettagli, finezze etniche, folk, ma principalmente ciò che facciamo è death metal, melodico. Ok, siete una band in rapida ascesa, perché a poco meno di un anno dal vostro primo EP del 2010 avete firmato per Rising Records, per l'appunto, e prodotto il vostro primo full length, che è Nether Collapse, che è uscito in gennaio di quest'anno e ha ottenuto ottimi riscontri, ho potuto vedere anche a livello di critica. Se volete parlare un po' anche dell'ultimo album, insomma. Allora, con l'ultimo album possiamo dire che abbiamo tentato di dire la nostra, che ovviamente è l'album di debutto, quindi volevamo anche affrontare a livello di testi, a livello di immagini, a livello anche di impaginazione booklet, un concept elaborato da noi. Vuol dire che Nether Collapse sia proprio un concept nel quale con dei riferimenti metaforici, simbolici, raccontiamo la storia che può essere il genere umano a 360 gradi, che si libera delle catene, di vincoli che possono essere vincoli morali, dogmi, seguire delle strade solo per convenienza piuttosto che come passione. Catene interne. Quindi abbiamo raccontato questo percorso appunto di liberazione, e ci siamo liberati anche noi nello sviluppo di parecchie nostre catene, che sono anche evidenti, sì,
nel precedente album. C'è stata l'evoluzione ed è proprio da questo, dall'evoluzione sound inizialmente, l'evoluzione artwork, l'evoluzione presenza scenica magari, e anche le nostre stesse influenze sono evolute, l'effettamento è aumentato e abbiamo capito forse qual è la nostra strada e abbiamo cercato di imboccarla. E si vedrà nelle prossime, sperando nelle prossime produzioni, qualcosa di sempre più originale, si spera. Ci proveremo. Va bene. Ma secondo voi, curiosità, è una soddisfazione più grande quella di stringere tra le mani il primo e sudato album, perché so che c'è dietro un lavoro che va ben oltre i 60 minuti di un album, oppure suonare su palchi prestigiosi come questo qui del Fosco? Sono soddisfazioni diverse. Diciamo l'aspetto live è l'aspetto più ludico dell'essere musicisti. Quindi è l'aspetto più divertente, l'aspetto nel quale entri in contatto con la gente, ti metti in gioco, perché ogni live è sempre diverso, è sempre un'esperienza, ti permette anche di visitare posti diversi. Dà anche la carica per continuare. Dà anche la carica a livello compositivo. A livello compositivo e la speranza. Di certo lo stringere tra le mani il prodotto finito è come veramente un patto. Perché se arrivi in condizioni nelle quali nemmeno vuoi ascoltare più quelle canzoni, nemmeno puoi vedere nemmeno vuoi vederlo più anche a livello di book. Quindi è un po' un anche perché perché noi stessi cerchiamo di essere più possibile autocritici e non riusciamo assolutamente a accontentarci mai. E questa è la molla per mordente per continuare, cercare di fare sempre meglio. Ok, una domanda un attimino più impegnata, visto che oggi siamo venuti qui a suonare e qui funziona in un modo un po' positivo, mentre in altri palchi è molto più negativo. Cosa ne pensate del pay to play? Mi passo sempre la patata bollente. Allora, innanzitutto siamo contrari al pay to play. Questo vogliamo specificamente metterlo in chiaro. Però allo stesso tempo ci danno fastidio certi estremismi nei confronti del... Cioè, ho visto, frequentando social network, che molto spesso si tende a fare tutta l'erba in faccia. Perché molto spesso è capitato che delle band non affermate, possono essere noi, come possono essere anche altri band minori, underground, alle quali magari è imbarata l'opportunità che si presi sui grandi palchi, vedere gente affermare delle insinuazioni, fare delle insinuazioni a proposito del play to play. E questo è uno spirito che va a ledere non solo la scena underground, ma anche il movimento anti play stesso. Pay to play è da condannare, perché però allo stesso tempo non bisogna generalizzare e soprattutto trarre delle conclusioni affrettate. Uno bisogna che ciascuno si faccia l'esame di coscienza e che prima di parlare e gettare anche screditi nei confronti di determinati meccanismi, di determinate realtà, di determinati band e organizzatori, insomma, sappia bene quello di cui parla, perché molto spesso si tende sempre ad andare con il vincente. Quindi ora questo movimento anti-play sembra un movimento che funziona, per cui c'è un aggregamento, come se fosse un trend, paradossalmente. Sì, molto spesso si giunge a delle esasperazioni, seppur è da condannare, seppur è alla base. Va bene, come avete visto io ho chiuso il netbook perché è arrivato il momento della sesta domanda, che è libera, cioè è uno spazio libero in cui potete dire quello che volete, ringraziare chi vi pare, insomma potete dire quello che vi pare, certo quando magari hanno smesso di rullare là in fondo. Non roviniamo il drum solo con le nostre. Beh, dunque,
ringraziamo chiunque ci ascolti, chiunque stia guardando questa intervista, ringraziamo l'intervistatore. In questa situazione ci troviamo qui al FOSC e ringraziamo tutto il personale, le band con cui abbiamo suonato e l'intera scena italiana, sperando che cresca sempre di più e ti sia affiati il più possibile. Va bene, a posto. Grazie. Saluti. Ciao.